Warning. Warning. Bentornati a tutti dal Demiurgo del Ripensamento questa sera di venerdì 29 novembre 2019. Allora, in questa live innanzitutto speriamo che abbiamo già un seguace che ci sta guardando. Allora, questa sera, ragazzi, parliamo di una tematica abbastanza importante, abbastanza hardcore, che è appunto il come settare il proprio setup da gaming, quindi avere la massima qualità video e audio da ogni console, e come collegarle tutte quante insieme a uno stesso televisore, ovviamente, o a più televisori, e come poter recare tutto quanto attraverso il PC, quindi attraverso una scheda di cattura, ovviamente in massima qualità. Diciamo che l'obiettivo è quello di standardizzare i tipi di collegamento che sono più ostici, come appunto possono essere gli RGB SCART, i component, i compositi, tutto questo. Allora, qui di fianco, a dove sono io qua, a schermo intero, vedete un bello schemino che io ho fatto in pochi secondi, proprio a mano, per aiutarvi a comprendere un esempio di setup, in questo caso il mio setup. E innanzitutto guardiamo, ancora non ha scritto nessuno, guardiamo se è tutto a posto prima di iniziare, per bene. Sì, penso che mi si senta, quindi possiamo procedere. Allora, innanzitutto, questo è la mia gaming room del 2019-2020, perché non ho più intenzione di modificarla, ragazzi, nel senso che è un setup abbastanza definitivo, nel senso che di console io non aggiungo più perché non sono interessato, e i collegamenti migliori che potevo mettere li ho messi tutti praticamente. Io in particolare colleziono e ho console che vanno dalla quinta alla settima generazione videoludica, quindi diciamo dall'era Nintendo 64, PS1, Saturn, all'era Xbox 360, PS3, Wii, con qualche piccola eccezione nel caso della Wii U, perché la Wii U sarebbe di ottava generazione. Allora, partiamo proprio dalla base, dalle console. Allora, voi avete le vostre console. Partiamo dal range di console che interessa a me. In particolare io sono interessato al NES, cioè all'epoca del NES, dello SNES, non mi ricordo, è la terza generazione, appunto, la terza generazione videoludica, che è la generazione d'oro, no, dei videogiochi. Allora, la terza generazione videoludica, abbiamo il NES della Nintendo, abbiamo il Sega Master System della Sega, e praticamente basta, di importanti abbiamo solo queste, poi ce ne sono tante altre, ma non mi interessa. Io, ragazzi, parlo sempre di quello che mi interessa, però se voi avete delle console differenti, che io non tratto, tipo uno al PC Engine, o il TurboGrafx, ragazzi, basta informarsi su internet, ma i tipi di connessione restano invariati, quindi basta sapere se la console supporta quel tipo di connessione video oppure se nativamente, oppure se ha bisogno di una modifica. Perché partiamo dal NES e dal Sega Master System. Allora, adesso, ragazzi, il Sega Master System sinceramente non mi ricordo, ma penso che supporti nativamente l'RGB SCART. Invece il NES ha bisogno di una mod sulla scheda, praticamente, una mod hardware. Ma prima di specificare queste cose, andiamo un attimo a chiarire i tipi di collegamento. E infatti adesso, se riesco, vi metto una bella schermatina qua per farvi vedere i tipi di collegamento. Vediamo se ci riesco. Vediamo, un secondo, perché sennò non avete idea. Invece farvi vedere è sempre una buona cosa. Aspettate, allora vediamo se si vede. Strano che non lo veda proprio.
aspettate, no, allora facciamo una cosa. Facciamo così. Facciamo che vi metto la cattura della fine dello schermo. Sì, anche se non era buona. No, niente. Niente. Volevo farvi vedere una cosa, ma non riesco a farvi vedere. Non so perché, ma non mi cattura la finestra. Aspettate. Riproviamo. Start, window, cattura finestra, impostazione. No, niente. Allora facciamo così, visto che non lo becca da lì, proviamo a farlo beccare da qua. Da qui potrebbe prenderlo. Vediamo se ci riusciamo, eh. Ok, vediamo. Proprietà. No. No, niente, non c'è verso di farglielo vedere. Che cazzo? No, non c'è verso. Non c'è verso, niente. Niente, eliminiamo questo. Cattura finestra, rimuoviamolo. Allora, niente ragazzi, come non detto. Allora, partiamo dai tipi di collegamento. Ogni console. Allora, quali sono i formati video di collegamenti video che esistono? Partiamo dall'alba dei tempi. L'Atari, proprio la prima generazione videoludica, aveva solo un tipo di connessione video, che è l'RF, che sarebbe il cavo antenna, che è la peggiore. È la connessione peggiore a livello di qualità. L'RF. Adesso ragazzi, mentre io spiego queste cose dovreste andare a vedere, perché adesso qui non ho modo di farvelo vedere perché ci perderei troppo tempo a settare in tutto. Comunque l'RF, sapete cosa cazzo vi dico? Facciamo cattura schermo e vaffanculo, perché sennò non capite. Cattura schermo, vai. Aspettate un secondo, che altrimenti non si capisce se non... Ecco. Così, perché voglio che abbiate le idee chiare, altrimenti non serve un cazzo sto tutorial. Adesso lo lascio così, poi poco alla volta. Adesso lo lascio così perché non voglio creare problemi. Ecco. Allora, adesso dovreste vedere quello che faccio vedere. Teoria, vediamo. Sì, esattamente. Ok, così ci chiariamo, eh. Allora, questo ragazzi è un bell'articolo che è molto semplice, che appunto come far apparire i nostri retro games in modo incredibile. Qui ci arriviamo dopo. Partiamo dalla radice. Allora, la radice, noi abbiamo le nostre console. Abbiamo tutte le nostre console e abbiamo un televisore moderno. Ok? Tutte collegate. Adesso vi spiegherò come collegarle poi. Comunque, il primo tipo di connessione che esiste è la connessione di tipo coassiale, o RF sarebbe RF modular, sarebbe il cavo antenna, che appunto è il peggiore che c'è, perché praticamente tutta l'informazione video e audio viene trasmessa attraverso quel cavo lì. Quindi, ed è molto piccolo e non è molto schermato, ragazzi. Io no, non consideratelo neanche questo tipo di connessione, proprio per le console vecchissime Atari, quelle prima della terza generazione, ragazzi. Quindi non è un settore che mi interessa, però almeno sapete cos'è. È quello che viene usato anche nelle TV. Poi c'è il composito. Il composito è un connettore di tipo RC, perché il composito è il tipo di segnale video trasportato. È composto di tre. No, in questo caso di uno, ragazzi, scusatemi. Perché c'è il rosso che è l'audio, metà dell'audio, il bianco è l'altra metà dell'audio, quindi uno è il canale destro, uno è il canale sinistro, e il giallo è il video. Quindi il video in realtà è tutto praticamente sdoppia canale destro, canale sinistro, audio e video. Si chiama composito, il tipo di connessione, di cavo, ma il segnale che trasporta, no, scusate, si chiama RCA, ma il segnale che trasporta si chiama composito. Ecco, quindi il composito, che è il cavo RCA praticamente, praticamente l'audio si sente bene perché appunto è separato, ma il video è confuso
e ha una qualità molto bassa, ragazzi, una delle peggiori, a meglio dell'RCA, ma per me è veramente inaccettabile. E diciamo che quando voi usavate le vecchie TV a tubo catodico non ve ne accorgevate tanto. È un segnale che ha pochissima definizione. Il tipo di risoluzione massimo che trasporta è 480i o 576i. Oppure, se siamo su cose più vecchie, trasporta 240p o 288p. Quindi non può fare 480p e oltre. E praticamente tutte le informazioni video, quindi tre canali di colori, RGB e la sincronizzazione, sono tutte dentro il giallo. Quindi, ragazzi, è un segnale molto confuso, di bassissima qualità, e addirittura e fa un effetto ghosting, alone, colorato. Potete vedere online, guardate dei video di confronto, non so, sulla PlayStation 2 fra Composito S Video e Component, poi ci arriveremo. Poi dopo, ragazzi, ecco un tipo di connessione che ha rivoluzionato molto la qualità. Perché il più grande passaggio e salto di qualità nel mondo video è tra il composito, tra questi due diciamo, e l'S Video. Qui, ragazzi, c'è un salto di qualità veramente. C'è un gap molto elevato, molto di più che poi i successivi, eh. Quindi il salto di qualità maggiore è questo, l'S Video. L'S Video è un singolo cavo, però ha quattro, diciamo, punzoni di metallo che trasportano differenti segnali. Due sono per il video e due sono per l'audio. Quindi c'è un significativo aumento di qualità rispetto al composito. E sembra, appare di qualità abbastanza da soddisfare la maggior parte delle persone, soprattutto coloro che non hanno, diciamo, intenzione di spendere soldi per modificare le console. In questo caso il NES che non supporta l'RGB nativamente, ma supporta Composito e S Video, ragazzi, collegato in S Video se avete un NES e non volete modificarlo. Ma si può fare di meglio. Aspettate che guardo un secondo se. Ok, siamo sempre online, non ci sono problemi. Allora, ci si può fare di meglio perché c'è l'RGB. Allora, innanzitutto, io non farei così, io passerei al component. Perché il component permette risoluzioni superiori. Allora, tutte le risoluzioni di prima, quindi 240p, 288p, che sono della quinta generazione, cioè sono della terza, della quarta e della quinta generazione. Ripeto, 240p e 288p. Poi la quinta gen, in alcuni momenti, tipo non so, nei menu principali, alcuni giochi fanno anche 480i o 576i. Ragazzi, perché dico sempre due? Allora, 240p e 480i sono NTSC, sono la variante americana-giapponese, vanno a 60 Hz di frequenza. Invece, 288p o 576i interlacciato sono PAL, quindi infatti mi sono sbagliato. Sono PAL, quindi vanno a 50 Hz, invece gli altri vanno a 60 Hz. Ragazzi, mi sono confuso. Gli americani e i giapponesi vanno a 60 Hz, ripeto, 240p e 480i. Invece quelle PAL, che sono 576i e 288p, vanno a 50 Hz, quindi hanno una risoluzione maggiore, ma hanno una frequenza di aggiornamento più lenta. Ok? Invece col component, oltre a questi tipi di risoluzioni, trasporta anche quelle superiori, quindi trasporta 480p, che è soltanto a 60 Hz, quindi sia che abbiate un gioco PAL che NTSC, quando viene portato a 480p, non esiste il 576p, ragazzi, nel mondo delle console, esiste forzato nei PC, ma non nelle console. Quindi va a 480p 60 Hz. Poi cosa trasporta? 720p e 1080i interlacciato. Qual è la differenza fra interlacciato e progressivo, ragazzi? Allora, il progressivo è praticamente l'immagine viene trasmessa per intero, tutto in una volta, invece l'interlacciato viene trasmessa a bande che alternativamente cambiano. E quindi, questo è uno stratagemma che veniva usato per le qualità di tipo SD standard definition, quindi non so, l'era già dalla quinta gen, ma è la sesta gen che lo usa di più, quindi PS2, GameCube, Xbox, eccetera. Veniva usato per aumentare la risoluzione,
senza causare troppo stress alla scheda video della console in questo caso, perché fare un 480p all'epoca non tutte le console potevano, con tutti i tipi di connessione, e non tutti i giochi lo sopportavano. Allora, il component ci permette di fare questo salto di qualità di risoluzione. Poi, ragazzi, un'altra cosa, vedete, abbiamo sempre i due canali audio separati, destro e sinistro, ma abbiamo il video che è separato, anche questo, nei tre colori, rosso, blu e verde. Quindi il component è un segnale di tipo RGB, esattamente come lo scatto, perché qui c'è un errore, ragazzi, questo allora, non bisogna confondere. Il segnale è di tipo RGB. RGB. I connettori invece sono diversi. Questo è un connettore component che ha 5 connettori. Questo è un connettore SCART che ha 21 spinette, diciamo, da non confondere col JP21, che è la sua variante giapponese. Bisogna stare molto attenti perché hanno un voltaggio differente, quindi non bisogna confondere perché appaiono uguali, ma il JP21 a noi non ci interessa. Noi andiamo di SCART. Allora, poi in realtà non è proprio così, perché l'RGB, allora, lo SCART porta segnale di tipo RGB, e invece il component porta un segnale che è di tipo YPB, PR, eccetera. Cioè, è un segnale di tipo differente. Ma questo sono cose molto tecniche, potete guardarle altrove. Non vi interessa per fare setup da gaming. Allora, il cavo component si vede meglio dell'S-Video. Non è un aumento di qualità incredibile, però si vede meglio, perché soprattutto per il fatto che può portare risoluzioni maggiori. Ma dipende, ragazzi, se la vostra console non fa risoluzioni di quel tipo lì, cioè se il vostro gioco, la vostra console non va oltre 480i, non è che lo trasporta, non è che come avere un aumento di scheda grafica, ragazzi, perché si aumenta la qualità video, ok? Non la grafica. E poi, ragazzi, c'è lo SCART RGB, che è in generale la connessione analogica di maggiore qualità. Praticamente sono separati i tre colori e il sync. E quindi si vede molto bene. Produce la migliore qualità standard definition che è possibile. E ragazzi, molti non lo sanno, ma ci sono delle console che supportano. Perché molti pensano che il 480p, quindi il progressivo della sesta gen, sia soltanto possibile attraverso il component. In realtà non è vero, si può fare anche attraverso lo SCART RGB. La PS2 è uno di questi casi, perché, e dopo ne parleremo. Quindi, ragazzi, la connessione analogica in generale migliore per le console per analogiche, appunto, è l'RGB SCART, che è questo connettore qui, ragazzi. Quindi sapete di cosa sto parlando, eh? Da non confondere con quelli adattatorini, perché, ragazzi, esiste lo SCART anche per il composito. Cioè, esistono degli adattatori che collegano il composito e lo fanno uscire in SCART, ma non è un segnale tipo RGB. Non è RGB SCART, è composito SCART, che è trasformato in SCART, che non è la stessa cosa. Io sto parlando di RGB SCART. Poi, ragazzi, aspettate, qui fa vedere l'HDMI, ma in realtà c'è il VGA, che sarebbe il connettore di sub, che è quello, ragazzi, dei computer di una volta, quello blu, quello con lo spinotto blu, no? È il VGA. Il VGA dalle console non viene usato, ma c'è un tipo di console che ottiene la miglior qualità possibile attraverso il VGA, che è il Dreamcast. È solo lui, praticamente. Allora, la differenza qual è? La qualità, ragazzi, è leggermente superiore all'RGB SCART, quindi sarebbe quello in realtà la maggiore connessione tipo analogico, la connessione analogica di maggiore qualità, però, ragazzi, lo usa solo il Dreamcast, effettivamente. E perché? A differenza perché porta RGB separati e poi il sync, che lo SCART RGB lo manda in un solo canale, invece quello lì lo manda in due canali, H-Sync e V-Sync, che sarebbe Horizontal Sync, il sync orizzontale, e il Vertical Sync, sarebbe il sync verticale, ragazzi. Quindi sarebbe migliore, ma ragazzi, si interessa solo per i Dreamcast, e permette al Dreamcast di poter fare 480p. Invece, per esempio, la PS2 può fare 480p anche con lo SCART RGB, oltre che con component, ma con lo SCART RGB
manda il segnale 480p attraverso un tipo di sincronizzazione particolare che si chiama sync on green, e quindi ci vuole uno scaler adatto tipo l'OSSI, di cui ho già parlato. Ragazzi, queste cose andate a vedere sul mio canale YouTube, ne ho già parlato ampiamente, ho fatto anche un video sull'OSSI, che questo scaler che accetta la connessione di tipo RGSB, che sarebbe appunto il sync on green, ma solo la PS2 c'ha questo problema. Tutte le altre vanno di RGBS, che sarebbe l'RGB normale, che ogni monitor accetta. Invece normalmente i monitor non accettano sync on green, e quindi ci vuole, sulla PS2 sto parlando, per avere 480p attraverso lo SCART, e quindi ci vuole l'OSSI. Invece se volete un 480p standard che qualsiasi TV accetta senza usare scheda, ragazzi, andate di component. Perché qual è la differenza fra il component e l'RGB SCART, ragazzi? Cosa cambia? Perché dico che è meglio questo? Perché il component permette da fare anche risoluzioni tipo 720p, tipo sul primo Xbox, 720p si può fare solo col component, perché questo qua, ragazzi, non va oltre 480p, ok? Questo invece arriva anche a 1080i e fa 720p. Difatti Xbox 360, Wii, eccetera, che sono di settima gen, all'inizio prima usavano, vabbè, la Wii usa soltanto il component perché non ha HDMI, ma la Xbox 360 può andare anche di, come la PS3 può andare di component perché fa 720p, non fa 1080p, solo l'HDMI fa 1080p. E il DVI fa 1080p. Allora, ma quelli sono digitali. Qui siamo ancora nel mondo analogico. Qual è, ragazzi, la maggior differenza fra il component e l'RGB SCART? Allora, il component, appunto, può fare 720p, ma ha una gamma di colori più ristretta. Appunto, è un segnale limitato. Non ha un RGB di tipo full range, di massima ampiezza come l'RGB SCART, ma ha un RGB limited range, quindi non ha una gamma di colori così ampia come l'RGB SCART. Quindi i colori, ragazzi, si vedono molto meglio, anche la luminosità si vede molto meglio con l'RGB SCART. Per esempio nei neri, per esempio il colore nero negli sfondi neri dei giochi, se voi avete un component vedrete che ha dei piccoli pixel perché ci manca tutto lo spettro dei neri, ragazzi, o dei bianchi, ma soprattutto nei neri si vede. E poi il component in generale offre un'immagine più scura, perché appunto non vengono distinti i vari livelli di nero. Invece l'RGB, ragazzi, permette proprio il full range dei colori, RGB SCART. Quindi io preferisco questo, ragazzi. Anche se non posso, anche sul primo Xbox, per esempio, perché per tutte le altre, GameCube, PS2, Dreamcast c'è il VGA, ma ecco, l'Xbox rappresenta un'eccezione, perché l'Xbox no, farebbe 720p, le altre non possono, della sesta gen, e quindi ci vorrebbe il component. Ma ragazzi, io preferisco avere un RGB SCART che abbia un 480 con i colori belli e una bella luminosità, piuttosto che avere un 720p sul primo Xbox sto parlando, piuttosto che avere un 720p con i colori balordi senza la gamma completa. Quindi, ragazzi, preferisco avere una risoluzione inferiore, ma con colori belli, belli brillanti, di bella qualità, tutta la gamma di colori, piuttosto che averne meno, con una risoluzione maggiore. Anche perché è molto più comodo nel setup. Poi, ragazzi, c'è le due connessioni digitali, che sono il DVI, che praticamente è l'HDMI o HDMI senza audio, poi c'è l'HDMI o HDMI, che appunto trasporta audio e video, adesso anche in 4K, ci sono vari tipi, 1.0, 2.0, eccetera, eccetera. Sono cose più tecniche, quelle da 4K, ma il 4K, ragazzi, non ne parlo, arriviamo fino al 1080p 60 fps noi in questo tutorial, quindi l'HD, il Full HD, 1080p 60 fps, tutto quello che ha di là non mi interessa, ok? Bene, questo è stato spiegato, adesso torniamo al nostro. Aspettate un secondo perché mi sono perso. Qui non ha ancora scritto nessuno, vabbè. Adesso torniamo alla nostra immagine. Che appunto. Eccoci qua. Adesso il display capture lo tolgo. Così. Ecco fatto. Allora, io spero che fin qui sia tutto chiaro. Ragazzi, la live durerà massimo un'ora, quindi devo fare anche in fretta perché ho il limite di banda, nel live. Allora, vediamo un po' insieme questo schema. Innanzitutto attacchiamo anche questo, perché possiamo lasciarlo sconnesso, tanto. Aspettate che lo attacco.
Allora, vediamo insieme lo schema. Partiamo dal mio setup. Allora, io intanto guardo lì anche. Partiamo dalla quinta gen. Ho Nintendo 64. Ah, stiamo facendo le console, è vero? NES, SNES, NES e Sega Master System. Quindi ragazzi, NES e Sega Master System. Allora, Sega Master System fa RGB, scarte. Invece NES no, va modificato. Altrimenti usate la mod, fate la mod RGB. Altrimenti usate l'S-Video. Poi c'è lo SNES Genesis. SNES e Genesis sono i più importanti. Siamo nella quarta gen. Fanno entrambi RGB SCART di massima qualità, ragazzi. Quindi nativamente voi lo comprate e fanno RGB SCART. Quindi no problem. No problem. E vanno sia NES e Sega Master System che SNES e Genesis vanno a fanno risoluzioni di tipo 240p se sono NTSC a 60 Hz, oppure se sono PAL fanno 288p a 50 Hz. Poi abbiamo la quinta gen, che è quella che ci interessa, l'era del 3D, anche se il 3D c'era già nello SNES. Qui abbiamo Nintendo 64, PS1 e Sega Saturn. Allora, per quanto riguarda PS1 e Sega Saturn, fanno nativamente, mandano nativamente un segnale di tipo RGB SCART. RGB SCART. E quindi la qualità è ottima. Fanno risoluzione. Okay, aspettate, manca Nintendo 64. Ecco, Nintendo 64 è molto particolare perché Nintendo 64 in realtà farebbe l'S-Video, ma solo in America. In Europa fa la versione PAL, fa solo composito, ragazzi, quindi è una merda. Io infatti ho Nintendo 64 modificato RGB. Poi può essere modificato anche HDMI, ragazzi, potete fare. Ma io voglio mantenere un tipo di connessione analogica, old school, perché ragazzi non ho fatto la mod HDMI su Nintendo 64? Perché io uso sia una TV a tubo catodico che una TV HDTV moderna 1080. Full HD. E quindi se io invece l'avessi fatto in la mod HDMI su Nintendo 64 non avrei potuto collegarla facilmente al tubo catodico. E poi ragazzi, sono old school, a me piacciono i tipi di collegamenti vecchi, basta che siano veramente di qualità. Poi comunque viene convertito in HDMI più avanti nel setup. Quindi Nintendo 64 modificato RGB. Modificato RGB. Allora, appunto. Allora, ragazzi, come vengono fatti partire i backup? Le ROMs o le ISO di backup? Allora, nel caso di Nintendo 64 modificato RGB, abbiamo la nostra flash card, di Kreese, che è l'Everdrive 64, quindi con l'SD che fa parte di tutte le ROMs. E poi, nel caso della PS1, ho il chip, la mod hardware. Ma ragazzi, poi metterò il PSIO perché mi permette di leggere le ISO da SD. E invece nel caso del Sega Saturn ho la mod Pseudo Saturn Kai che mi fa leggere i dischi, quindi le ISO di backup. Ma poi ci metterò il Rea Ophibi, che è un optical drive emulator che mi consente di far partire le ISO del Saturn da SD. E quindi ragazzi, hanno tutti la connessione tipo SCART RGB, sono tutti cavi della Pack-a-Punch Pro Cables United Kingdom, quindi ottima qualità. E allora, Nintendo 64 ha un tipo di sincronizzazione C-Sync, cioè Composite Sync, nel video, non Sync on Composite, C-Sync o Composite Sync. La PS1 può indifferentemente andare con C-Sync o Sync on Luma, che va bene. Quindi quando comprate i cavi, guardate che c'è scritto C-Sync, cavi RGB SCART, deve essere scritto C-Sync o Sync on Luma per la PS1, che è uguale. E il Saturn, lo stesso discorso. Per PS1 e Saturn vi consiglio Sync RGB SCART Sync on Luma. Invece per Nintendo 64 RGB SCART C-Sync. E ci vuole per Nintendo 64 modificato RGB. Ci vuole il cavo RGB SCART del GameCube PAL, perché non ha un cavo specifico, perché appunto Nintendo 64 nativamente non supporta l'RGB SCART. Quindi io
Uso lo stesso cavo sia per il mio Nintendo 64 modificato RGB che per il mio GameCube PAL. E tutti questi cavi RGB vanno, poi vi dirò dove. Però prima finiamoli. Poi abbiamo la sesta gen, quindi abbiamo GameCube, Nintendo GameCube, che ha la modifica Action Replay, quindi posso far partire le ISO da mini DVD masterizzati, in questo caso della Maxwell, quindi le ISO di backup. Oppure anche da SD, perché ho l'SD Media Launcher. E poi abbiamo la PS2, ragazzi, la PlayStation 2 Slim, che ha la modifica Frame Ex Boot, quindi faccio partire le ISO o da disco oppure tramite OPL, attraverso il cavo di rete Ethernet, cavo crossover a un PC schiavo, dove condivido una cartella in rete. Poi abbiamo l'Xbox, l'originale, che ha la ROCCS 5 mod, quindi la modifica ultima sull'Xbox, quindi tutto su hard disk, quindi posso far leggere i DVD masterizzati, ma anche appunto le ISO di backup messe direttamente sull'hard disk tramite trasferimento FTP, quindi con il cavo crossover che lo collego al PC mi trasferisco le ISO sull'hard disk, ci ho messo l'hard disk a 320 giga. E poi ragazzi c'è il Sega Dreamcast che non ha bisogno di mod perché legge i dischi masterizzati di default, soprattutto se è la versione 1, se è il modello 01, se è il modello 2 non è detto. Io ho il modello 1 se non mi ricordo male. Tutte le mie console sono palle, ragazzi, tutte palle. E il Dreamcast, allora, il GameCube resta così perché non ci sono altri tipi di mod, ma tanto GameCube, le ISO GameCube le uso sulla Wii U. L'Xbox ha tutto su hard disk, quindi è a posto. Invece il Dreamcast ci metterò poi aspetta, ecco il GDEMU, che è appunto quella modifica, ha un optical drive emulator che appunto permette di far partire le ISO di backup da SD, non più da disco, da DVD. Allora, queste qua come sono collegate, ragazzi? Sono collegati in questo modo. Il GameCube usa lo stesso cavo RGB SCART C-Sync che usa il Nintendo 64. Quindi è l'unico cavo che io stacco davanti e dietro perché non avrebbe senso avere due cavi diversi, visto che i cavi lì costano 30 euro, ragazzi, perché sono pacapance, molto schermati. Non ha senso averne due. Quindi io stacco il cavo dietro dal Nintendo 64 e lo attacco al GameCube. È lo stesso cavo. È il cavo RGB SCART pacapance C-Sync del GameCube PAL che va bene sul Nintendo 64 modificato RGB, uso quel cavo lì. Poi abbiamo il Saturn che ha il suo cavo, il Saturn, scusate, ho sbagliato. La PS2 che ha il suo cavo RGB SCART pacapunch sin con Luma che va benissimo. E poi abbiamo l'Xbox. Che allora in teoria tutti dicono usa il cavo component perché fa andare a 120p. Sì, vabbè, ragazzi, io voglio il colore di ottima qualità e poi voglio connetterlo al tubo catodico. Non cambia praticamente un cazzo, ragazzi. Perché quando abbiamo dei cavi così di buona qualità, che sia un RGB SCART a 480 piuttosto che un component a 720, ragazzi, vi giuro, RGB SCART cede meglio. Cioè, i colori sono più belli. Sembra che la risoluzione sia di più, anche se è di meno. E poi potete giocarlo sul tubo catodico, quindi non ha senso per me avere solo sta console in component. Comunque, è collegato con un cavo RGB SCART pacapunch apposta per l'Xbox, sempre della Retro Gaming Cables, con sincronizzazione C-Sync, perché il Sync con Luma non esiste per Xbox. Poi ragazzi c'è il Dreamcast. Il Dreamcast è diverso. Il Dreamcast ha un cavo VGA. È un cavo VGA, quindi connettore tipo D-Sub, che appunto vi dirò poi dove va. Quindi c'è un cavo VGA della Retrobit, che è molto buono, molto schermato al nickel, e niente, che va dalla dietro la console, vi dirò poi dove va. Poi ragazzi, cosa abbiamo? Abbiamo le console HD, che sono PS3, le due Xbox 360, una modificata con l'RGH e l'altra invece originale. E poi abbiamo PS3, ho già detto, abbiamo la Wii U e basta. E poi abbiamo il computer, vabbè, computer HDMI.
quelle lì i ragazzi vanno di HDMI, non c'è problema, vanno tutte in 1080p o 720p, dipende come voglio impostare, eccetera. Comunque, la PS3 ha il custom firmware bug. Custom firmware bug. Poi abbiamo appunto l'Xbox 360, una originale e una modificata regia H, e la Wii U c'ha la modifica AXCI o Cold Boot AXCI, quella definitiva. E, abbiamo detto tutte le console. Quindi ragazzi, torniamo a quelle analogiche. Perché, stavo dicendo, la quinta gen abbiamo detto tipi di risoluzione. Poi la sesta gen, ragazzi, quindi PS2, Xbox, Saturn mi sbaglio sempre, PS2, Xbox, Dreamcast e GameCube, ragazzi, fanno tutti risoluzione, se sono NTSC, 480i a 60Hz, invece se sono PAL fanno 576i a 50Hz. E poi ragazzi c'è anche la risoluzione 480p che non tutti i giochi e non tutte le console supportano. Chi è che la supporta questa risoluzione 480p? La supporta il Dreamcast, è collegato in VGA con tutti i giochi, vanno patchati perché non tutti i giochi lo supportano, ma basta patcharli e lo supporta. Poi la PS2 solo alcuni titoli, ragazzi, lo supporta se ha il component o lo supporta 480p se usate RGB scarte tramite una sincronizzazione tipo Sync on Green, che quindi appunto ci vuole o uno schermo che supporta Sync on Green oppure ci vuole l'OSC che lo scheda. Poi abbiamo l'Xbox che fa solo 480i o 566i, fa 480p solo col component. E poi abbiamo il GameCube che anche lui farebbe 480p col component, che ragazzi i cavi component del GameCube costano 200€, 300€, delle cifre assurde, non ha senso, perché voi guardate il cavo del GameCube component, GameCube in component e il GameCube RGB scarte, ragazzi non cambia praticamente un cazzo, è interlacciato ma non è, con tutti gli scheletri che ho io il segnale diventa di maggiore qualità. Poi ragazzi, GameCube supporta scarte. Allora, molte di queste console supportano RGB scarte soltanto nella versione PAL. Quindi in realtà le console PAL supportano tutte RGB scarte. Invece per esempio il GameCube americano non supporta le RGB scarte, quindi supporta l'S-Video o il component. Quindi uno che vuole una connessione di buona qualità e ce l'ha americano, ragazzi, deve andare sul component oppure ci fa una modifica HDMI. Perché le RGB scarte il GameCube americano non lo supporta, ma solo quello PAL. Poi abbiamo la settima generazione, ragazzi, che tranne la Wii, che supporta soltanto il component, tutte le altre fanno HDMI e poi dall'ottava in poi tutti HDMI. Allora, stavo dicendo, dove vanno tutte queste? Allora, torniamo alle nostre console. Quelle della quinta e della sesta gen, che sono Nintendo 64 e GameCube, che è lo stesso cavo. Poi c'è PS1, che è un altro cavo, e siamo a due cavi. Poi abbiamo l'Xbox è il terzo, il Saturn è il quarto e la PS2 è il quinto. Quindi abbiamo 5 cavi SCART RGB pack a punch, o C-Sync o Sync on Luma, come ho detto in base al video di poco fa nel video, ogni console c'è il suo. Questi 5 SCART RGB vanno tutti schermati, vanno a uno switcher RGB SCART, che è quello della della Bandridge SVB 7225, adesso mi ricordo, quello passivo meccanico che non peggiora la qualità. Vanno tutti dentro qua, io con dei tasti seleziono le sorgenti e poi vanno, l'uscita va in uno SCART splitter, cioè uno SCART splitter che prende un'entrata SCART e lo splitta in due uscite, non peggiorando la qualità. E se volete vi dico anche il modello, perché adesso non me lo ricordo di quello lì. Aspettate un secondo. Si chiama Shiny Bove. Aspettate che vi dico il modello un secondo. Shiny Bove. Shiny Bove 3715 SB3715, ragazzi, costa su una settantina d'euro, invece è abbastanza costoso. Invece lo SCART switcher, lo switcher ci permette di selezionare le sorgenti e costa sui 15-20 euro. Invece lo splitter da un'entrata ne fa uscire due praticamente, ok? Ne fa uscire due,
Quindi mi permette di vedere la stessa immagine su due schermi, su due uscite. Quindi ho tutti dei, poi ho tutti dei cavi maschio maschio, femmina femmina, RGB SCART, che appunto collegano appunto dallo SCART switch allo SCART splitter. C'è un cavo maschio maschio molto schermato, sempre RGB SCART, che trasmette segnale. Allora, da questo SCART splitter, ragazzi, c'è uno SCART RGB che parte e va direttamente alla tubo catodico Samsung da 14 pollici che ho, la TV tubo catodico. E da questa TV tubo catodico poi si ferma lì. E questa TV tubo catodico supporta le risoluzioni 240p, 288p, 480i e 576i, quindi non supporta 480p e oltre. E quindi quando voglio giocare su tubo catodico, non metto nei giochi, nelle opzioni, di fare 480p perché non si vede niente. Quindi sulla tubo catodico gioco queste 5 console, ragazzi, perché sono quelle console in RGB SCART che per vederle in modo old school ad alta qualità video ci vuole il tubo catodico, ok? Adesso passiamo alla parte HDMI. Allora, l'altra uscita dello SCART splitter dove va? Esce e va allo scaler. Va allo scaler OSC, che è Open Source Scale Converter. Allora, questo scaler prende tre tipi di connessioni analogiche. Prende SCART RGB, infatti c'è un cavo SCART RGB che parte dall'uscita 2 dello SCART splitter e va dentro l'OSC SCART RGB. Quindi tutte queste console che vi ho detto, queste 5, sarebbero 6 console che sono attraverso 5 cavi, perché Nintendo 64 e GameCube hanno lo stesso, quindi sono 6 console, vanno nell'OSC dentro l'entrata SCART. Poi cosa prende anche? Prende il component, che nel caso volessi usare l'Xbox Component posso mettercelo, quindi prende anche l'entrata component, c'è anche l'entrata component, e poi prende l'entrata VGA. Ecco, ragazzi, Dreamcast, perché Dreamcast, vi siete accorti, è rimasto fuori. Io il Dreamcast non lo vedo sul tubo catodico perché non mi interessa, perché Dreamcast in 480p attraverso VGA, ragazzi, si vede così bene che non ha senso usarlo sul tubo catodico. Si vede così bene che su una bella TV HD TV fa la sua porca figura, perché non è interlacciato, proprio ogni immagine è progressiva nel Dreamcast. Il Dreamcast è molto particolare. E poi perché non accetterebbe neanche il VGA, quindi. Comunque, il Dreamcast esce in VGA col cavo della Retrobit, che costa 10 euro quel cavo lì, mentre